Il mio intervento sarà un po' diverso, perché voglio parlarvi non tanto della facoltà di storia, anche perché da pochi mesi che la frequento, sono al primo anno, ma più sono interessato a parlarvi del mio anno sabbatico, o gap year meglio, all'estero, perché ero molto incerto sul diciamo, percorso da seguire. E quindi anche con vari consigli da altre persone e anche dalla mia famiglia decisi di iniziare un percorso più votato all'esame di me stesso, anche perché dopo 16 anni di partecipazione all'interno di un sistema scolastico non ti conosci molto, e quindi decisi più che altro di intraprendere un lavoro di qualche mese qua nel Mugello, che mi ha aiutato molto anche economicamente, e facendo lavorando come stagista. E poi ho avuto l'opportunità di passare 2 mesi all'estero, in Inghilterra, in un centro conferenze prima in Sussex e poi in Galles per 3 settimane, che è la parte opposta. E ovviamente il mio inglese è migliorato sensibilmente, specialmente la parte orale parlata, e gli incontri mi hanno arricchito molto con ragazzi da tutto il mondo. Quindi vi esorto, se non siete molto certi e il vostro, diciamo, obiettivo non è sicuro nel futuro, a scegliere almeno un anno o qualche mese di esperienza all'estero, specialmente se possibile anche fuori dall'Europa, perché si può veramente capire molto degli altri e di noi stessi. Perché storia, ho scelto storia dopo un mese di filosofia che ho frequentato a Firenze. Perché sono sempre stato appassionato, come ha detto anche Leonardo, dalle materie più umanistiche. I miei obiettivi, i miei miti erano Piero Alberto Angela, che ho frequentato molto, sia visibilmente sul televisore che anche di persona, ho avuto l'opportunità di incontrare. Ma anche dal punto di vista diciamo di insegnamento è molto vario. Si dice storia, però dentro storia, specialmente a Firenze, ci sono molte possibilità nel triennio anche, anche se sono predisposto a molte materie e sono affascinato anche dalle scienze, dalla chimica, però uno a un certo punto deve fare una scelta, e le scelte, come diceva Kierkegaard, sono spesso out, nella vita reale soprattutto. Quindi vi esorto a sondare bene e a soppesare queste scelte, non prendere alla leggera, perché come avete sentito nelle vari commenti, l'università non è un posto così leggero da affrontare come potrebbe sembrare. E quindi grazie e buona continuazione.